questo è negativo, dove c'è solo la banda del controllo, questo è un positivo, dove sono presenti sia le IGM che le IGG. Sono giornate dure, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da organizzare, ci sono tanti cambiamenti giornalieri che dobbiamo affrontare e noi ce la mettiamo tutta e come sempre. Sono giornate di super lavoro per il laboratorio di analisi dell'ospedale San Donato di Arezzo, che sta gestendo non solo i tamponi ma anche i test sierologici. Il laboratorio è aperto ormai da quasi un mese H24 per l'urgenza Covid. Riusciamo a gestire i nostri turni sia con la microbiologia ma anche con l'aiuto di tutti gli altri dirigenti del laboratorio e quindi riusciamo a coprire l'intera giornata con sempre appunto dirigenti e tecnici soprattutto che riescono a lavorare dietro anche al Covid. Appunto ci sono tecnici che si sono dovuti specializzare rapidissimamente per gestire analisi che non avevano mai effettuato prima. Al momento sono circa 500 i tamponi che il laboratorio riesce a lavorare al giorno, ma c'è sempre il problema dell'approvvigionamento dei reagenti. Arrivano alla spicciolata, quindi arrivano per garantire un certo flusso di lavoro, che appunto questi tamponi che dicevo prima sono 500 al giorno e ci garantiscono questo. Poi via via ci arrivano nuovamente reagenti e quindi dobbiamo valutare giorno per giorno. Il resto dei tamponi vengono inviati a un laboratorio convenzionato privato e quindi noi gestiamo interamente quello che è all'interno del laboratorio, il medico competente, il pronto soccorso e le urgenze, con percorsi anche differenziati a seconda delle urgenze o dei tamponi di sorveglianza.